Ciao a tutti e bentornati su Mario vs. Donkey Kong. Devo dire che stiamo procedendo velocemente con l'avventura su questo titolo. Ricordiamo che è uscito venerdì 16 febbraio, la versione originale invece era uscita nel 2004 per Game Boy Advance. Nello scorso episodio abbiamo completato il mondo numero 4, l'incantevole Minilandia, e oggi dobbiamo dare un'occhiata alla Casa degli Spettri. Guardate, c'è già un bel Twomp che ci sta osservando, non facciamolo attendere oltre. Intanto volevo anche ringraziarvi per tutto il supporto che state dando a questa serie. Mi raccomando, ricordatevi di lasciare tanti bei like e fatemi sapere nei commenti magari cosa ne pensate di questo titolo. Allora, caro Donkey Kong, stiamo arrivando, eh. Vedo che dietro a quel Twomp dovrebbe esserci il pacchettino rosso, perfetto. Allora, andiamo a prenderci la chiave. Non credo mi possa colpire, no. Quindi. Allora. Sblocchiamo il passaggio. Facciamo scendere lui, facciamo scendere l'altro. Lì facciamo scendere di nuovo entrambi. Ok, così non mi dovrebbero colpire. La chiave l'abbandono un attimo qua, perché sennò non posso prendere il pacchetto rosso. Riprendiamo la chiave e siamo a posto. Apri pure la porta, Mario. Apri pure la porta e proseguiamo. Ok, occhio, che c'è già un Twomp che vuole farci la festa. Possiamo approfittare di questi spuntoni. Cos'è quella roba là piccolina che salta? Allora, facciamo così. Devo tornare indietro per prendere il pacchetto giallo. Li abbiamo presi tutti, quindi adesso l'unica cosa che dobbiamo fare è praticamente proseguire. Scusa, vieni giù. Benissimo. E io come faccio a passare però? Ah, beh, posso far così. L'ho fatto abbassare apposta. Mini Mario, preso. Dai. Bello, bello. I livelli stanno diventando sempre più belli man mano che cambiamo mondo e andiamo avanti. In totale vi ricordo che ce ne sono 8 di mondi, eh. Adesso stavo valutando se mostrarvene uno per episodio oppure farne due per video. Credo che continuerò comunque a mostrarvene uno per episodio. Allora, nuovo livello. Lì sopra possiamo salire con il trampolino. E mi sa che è l'unica opzione. Sì, possiamo fare solamente così. Ah, il pacchetto. Non riesco a prenderlo però. Devo... Bravo Mario. Devo rifare... Ce la facciamo Mario? Ok. Devo rifare il giro. Attaccati per favore. Ok, bravissimo. Ricordati che puoi usare le due mani per salire più facilmente. Pacchetto rosso preso. Scendiamo. Premiamo il pulsante rosso. Buttiamo la chiave lì. Ok. Occhio che sparisce. Occhio che sparisce. 2, 1, presa. Mamma mia che pelo. Mamma mia che pelo. Ce l'abbiamo fatta però. Anche abbastanza facilmente. Allora, adesso dobbiamo affrontare questi nemici. Io non ti posso prendere, tu non mi puoi colpire, al massimo mi puoi spingere. Mi dai una spintarella, scusami. Grazie mille. Sì, più che essere degli ostacoli, diciamo che ci danno una mano. Ci fanno passare qui sotto. Un'altra spintarella, grazie. Perfetto, sono a posto. Allora, lì c'è una vita extra. Pacchettino blu preso. Quelli sono due Pokémon. Quelli sono due Pokémon. Via il martellone e prendiamo il Mini Mario. Anche questo livello abbastanza facile. L'abbiamo completato veramente in pochissimi secondi. Posso dirvi la verità?
Avrei preferito affrontare più livelli per mondo, perché 6 forse sono un po' pochi. A parte che dopo, naturalmente, l'ultimo mondo ci saranno sicuramente dei livelli extra, come in ogni titolo di Super Mario. Oh mio Dio! Qua si fa tosta, eh. Qua si fa tosta, ma non più di tanto. Dobbiamo andare dall'altra parte, premere il pulsante blu, poi scendere qua al centro, salire qui sopra. Andiamo a prendere il pacchettino rosso premendo il pulsante giallo. Occhio alle spunte. Poi andiamo a raccogliere la chiave. Saliamo di nuovo sopra il pulsante blu per premerlo. Saliamo sulla piattaforma mobile, sull'altra piattaforma mobile. Devo ripremere il pulsante giallo perché devo sbloccare quella scalinata. Poi c'è un altro pulsante blu da premere, sicuramente. Ecco fatto. Però prima prendiamo il pacchettino giallo. Benissimo. Poi premiamo il pulsante blu e andiamo a mettere la chiave nella serratura. Eccoci. No, beh, alla fine questa prima parte era ancora semplice, va. Allora, se premo il pulsante, i tipi di volanti del rispettivo colore praticamente diventano dei cubi. E beh, non male. Però aspetta un attimo. Così va già meglio. Scenda, grazie mille. Scenda anche lei, grazie mille. Benissimo. Allora, non so se sono troppo distanti, non credo. Grande Mario! Attacchiamoci alla scala. No, non cadere. Bravissimo, bravissimo. Secondo me... Sì, infatti. Era troppo distante il tipo timido rosso. Deve stare un po' più al centro. Infatti, così riusciamo a raggiungere facilmente il mini Mario. Dai! E anche il livello 5-3 l'abbiamo completato. Passiamo. Allora, in teoria dovrebbe esserci il livello bonus adesso. Vediamo un attimino. Infatti, infatti. Quindi andiamo a prendere delle vite extra. Vediamo com'è strutturato questo livello bonus, perché vedo che sono tutti diversi tra loro. Meno male, naturalmente, meno male. Allora, carissima chiave, tu te ne vai sopra, io provo a raggiungerti facendo un giro particolare. Però se corri veloce io non ti prendo. Presa, 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 presa. 10 secondi. Ok, baule aperto. Stavolta abbiamo preso tutte le vite extra. E così siamo a 28. Ci torneranno sicuramente molto utili più avanti nel corso dell'avventura. Passiamo al livello 5-4 con i Boo. Occhio che potrebbero seguirci, non come i tipi timidi che andavano avanti, indietro e basta. Infatti, oddio. Non mi guardare. Allora, potrei provare anche a salire sopra di te, ma io preferisco fare così. Premiamo il pulsante. Torniamo indietro. Lui in una posizione abbastanza scomoda, se devo essere sincero. È proprio in mezzo. Non mi toccare. Ok, bravissimo. Eccola, lo sapevo. Allora, è veramente fastidioso, eh. Non immaginavo che potesse essere così fastidioso. Facciamo così. Lo guardiamo mentre scaliamo la catena.
Poi sblocchiamo la piattaforma blu. Intanto lo osserviamo in continuazione. Ci spostiamo verso sinistra in modo che ci dia l'opportunità di poterci spostare. Stai fermo lì, non seguirmi, grazie. Fermo, 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 fermo. Prendiamo la chiave. Tu stai sempre fermo lì, Bu. Stai fermo lì. Devo solo premere il pulsante rosso e poi non ci vediamo più. Benissimo, benissimo. Allora, adesso tocca la seconda parte del livello. Anche qui c'è un Bu. Lì c'è il mini Mario. Là c'è il pacchetto blu. Devo riuscire in qualche modo a salire sopra quella piattaforma mobile. Facciamo così. Muoviti. Aspettiamo un attimo perché è molto lento, vedete? Saliamo le scale. Mi ha schiacciato contro la parete. Non me l'aspettavo. Qui saliamo subito. Aspettiamo un attimo. Facciamo così. Osserviamo il Bu. Poi vado anche a prendermi la vita extra. Scendiamo qui sotto, premiamo il pulsante blu. Torniamo su, facendo cambio di piattaforma. Lo teniamo sempre d'occhio. Spingimi. Grazie. E mi prendo il mini Mario. Ce l'abbiamo fatta. Alla fine era più semplice del previsto. Sì, diciamo che questi livelli ti danno comunque sempre una seconda chance. Non c'è bisogno di ricominciarli ogni volta da capo se si sbaglia qualcosa. A meno che non finisce il tempo. Allora in quel caso non si può fare altro. Passiamo al livello 5. Poi abbiamo il livello 6, livello dei mini Mario e boss fight finale di questo mondo. Allora, la chiave è lì. Potrei andarla a recuperare immediatamente. Qui sopra c'è un pacchettino rosso. Prima andiamo a prendere quello. Ecco fatto. Poi vorrei capire come prendere il pacchetto giallo. Credo si possa fare così. Premiamo il pulsante blu. Andiamo a prendere la chiave. Aspettiamo un attimo che scenda e poi passiamo. Chiave presa. La posso lasciare qua e seguirla anch'io. La riprendo così il timer riparte da 12. Torniamo su. Premiamo il pulsante rosso. 7 secondi, 5, 4, 3, 2, 1, ce l'ho fatta. Forse ho fatto un giro inutile, non importa, ce l'abbiamo fatta. Prima parte del livello superata. Allora, il pacchettino blu è lì sopra, il mini Mario è là sopra. Devo trovare un modo per far spostare quei tipi timidi. Pulsante giallo. Pulsante rosso. Facciamo così, pulsante rosso. Pulsante giallo. Pulsante rosso. E blocchiamo il tipo timido da quella parte. Ah, però devo anche spostare questo qua. Facciamo così. Fermati lì, tipo timido blu. Facciamo così. Ok, e il giallo torna indietro. Bloccati. Così ho l'opportunità di salire. Qui c'è anche una scala. Ah, ottimo. Bloccatevi tutti, ragazzi. Perché devo salirvi sopra.
Così posso evitare anche le spunte. È vero, non ci avevo fatto caso. Allora, sono di nuovo qua. Devo bloccare questi tipi timidi in modo che mi diano l'opportunità di poter raggiungere facilmente il mini Mario. Occhio alle spunte. Accidenti. Ce la faccio ad arrivare qua? Sì. Preso. Alla fine era molto semplice. Prima ho sbagliato a calcolare il salto, infatti era troppo lungo rispetto a quello che dovevo fare. Pacchetti presi, stellina dorata presa, livello 6, stiamo arrivando. È proprio qui dietro l'angolo, guardate. Eccolo lì. Penso che i protagonisti saranno quegli esserini che avete potuto vedere nell'immagine, non ho la più pallida idea di come si chiamino. Se voi lo sapete, scrivetemi naturalmente tutto quanto nei commenti. Allora, vediamo un attimo cosa dobbiamo fare. Pacchetto rosso lì in mezzo, lo possiamo prendere anche abbastanza facilmente. Credo che salire verso destra o verso sinistra non cambi molto. Aspettiamo l'altra piattaforma, questa qua. Così salgo da questa parte. E posso tranquillamente buttarmi qui in mezzo. Poi dobbiamo premere il pulsante giallo. Allora, l'unica cosa che possiamo fare è andare verso destra e poi aspettare un attimino che arrivi la piattaforma. Eccola. Dobbiamo prendere anche la chiave, eh. Allora, vita extra recuperata. Saliamo sulla piattaforma invece di sinistra. Così possiamo andare su, salire le scale, prendere la chiave e naturalmente aprire la porta e passare alla seconda parte del livello. Presa, scendiamo e si va. Abbiamo recuperato anche quello che dovevamo recuperare, oltre naturalmente alla chiave. Benissimo, adesso ci mancano gli altri due pacchettini, infatti. Uno è lì, l'altro è dall'altra parte e il mini Mario è là sopra. Ok. Allora, fermi tutti. Giallo, blu, rosso. Benissimo. Allora, spostami. Ah, però aspettate. Facciamo così. Non posso passare qui sotto, ho bisogno di te. Vieni, vieni, spingimi, spingimi. Perché sennò non riuscirò mai a raggiungere la scala blu. Grazie. Grazie mille. Possiamo premere il pulsante giallo. E ho bisogno di premere quello rosso. Guarda lì che acrobazie. No, però così il pacchettino è un po' difficile da prendere. Quello giallo. Aspettate un attimo. Vieni, vieni, vieni. Ok. Così va bene. Aspettiamo che mi spinga. Perché vedete, così cadiamo direttamente sopra a un cubo rosso. Sopra il quale c'è anche un pacchettino. Così lo prendiamo facilmente senza rischiare di morire. Come sto rischiando adesso. Venga, venga, non faccia il timido, venga. Mi deve spingere poi qui sotto, per raggiungere il mini Mario. Ok, evitato, prendiamo il mini Mario e livello completato. Ci sono questi passaggi particolari, devo dire, molto molto interessanti. Non ho trovato salti particolari da fare, se devo essere sincero. Tocca al livello dei mini Mario. Speriamo che sia all'altezza degli altri livelli di questo mondo. Mi aspetto grandi cose, eh. Abbiamo i due Toad con il baule e le tre lettere da recuperare. T-O-Y. Allora, per prima cosa, adesso vi faccio vedere come completare bene questo livello. Bisogna far sì che né Super Mario né i mini Mario vengano colpiti dai Twomp. Blocchiamo quello lì sopra. Facciamo in modo che vada su. Premiamo il pulsante rosso e lo blocchiamo in alto.
Quindi la lettera T ce l'abbiamo. Poi premiamo il pulsante giallo, lui si arrabbia, scende, torna su e noi gli passiamo sotto. Ci buttiamo qui sopra. Facciamo fare la verticale a Mario. Prendiamo la lettera Y. Si arrabbia? Sì. Premiamo il pulsante blu, così lo blocchiamo sotto. Venite con me. Benissimo. Anche qua verticale. Prendete la O. Si torna indietro. Si risale sopra la molla. Premiamo il pulsante rosso. Saltiamo dall'altra parte ed ecco il baule. Anche se il Twomp è lì vicino, nessun problema. Livello completato. Vedete, molto molto semplice. E adesso tocca alla boss fight contro Donkey Kong. Signor Donkey Kong, stiamo arrivando, eh. Si prepari. Eccolo qua. Allora, vediamo un po' cosa ti devo lanciare addosso. Attenzione, naturalmente, ai tipi timidi. Ah, credo di aver... Oh, mamma. Devo utilizzare loro. Eh sì, devo utilizzare loro. Non credo di dover toccare... Fermo, fermo, Donkey Kong, fermo. Bravissimo. Accidenti. Ah, subisco danni, ok. Subisco danni se per caso mi toccano i tipi timidi. Tosto, sto livello. Devo dire che si fa parecchio tosto. Se ne ho uno in mano, nessun problema. Ma se non ho nulla, praticamente... Subisco un danno. Arriva quello giallo. Aspetta, aspetta, accidenti. Dai che siamo a due con questo attacco a tre. È tornato quello giallo da questa parte. Diamogli il colpo di grazia e ce l'abbiamo fatta. Così complicata non è, una volta che capite un po' come si muovono. Però magari vi serviranno alcuni tentativi per riuscire a sconfiggerlo senza subire danni. Abbiamo salvato tutti i mini Mario. Benissimo. Proseguiamo col mondo successivo. Congratulazioni, hai completato il mondo, la casa degli spettri. Non era male questa ambientazione. Devo dire che non era per niente male. Il monte scivoloso? No, ma che bello! Che bello! Non vedo l'ora di vedere come sono fatti i livelli di questo mondo. Ce ne sono naturalmente sempre 6, più il livello dei mini Mario, più la boss fight. Va bene, ragazzi, direi che ci possiamo fermare qua. Come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, like, iscrizione, attivate la campanella e noi ci rivediamo presto in un nuovo video di Mario vs. Donkey Kong. Alla prossima!